Bene, dall'esperienza di impegno dei Lions passiamo ad un'altra esperienza di impegno sociale, ma anche in questo senso di impegno sanitario e di impegno proprio a tutela della salute e in particolar modo della salute dei bambini. E invito a salire sul palco il segretario generale della Fondazione TOG, Antonia Madella Noia, e come dire, presentiamo insieme ai terapisti Cristina, Lorenza e Lorena. Facciamo vedere il video e poi al termine del video vi cedo campo libero per spiegarci di che cosa si tratta. Intanto il video della Fondazione TOG, grazie. Adesso siamo all'avventura seconda, cioè il nuovo TOG in via Livigno, angolo via Jenner. E che cosa rappresenta? TOG 9 anni fa per noi è stata una risposta. Questo nuovo TOG è una risposta più grande perché saprà sicuramente aiutarci ad andare avanti con le nostre nuove sfide e saprà rispondere a tante altre nuove famiglie. Avremo grandi novità nel nuovo centro, molto legate alla tecnologia. La cosa bella, secondo me, è che questa tecnologia nasce da un percorso fatto precedentemente. Però diventerà più magica, potrei usare questa parola. Io in genere sono una molto emotiva, quindi uso parole emotive quando parlo, ma in questo momento mi viene in mente una sola parola che invece è estremamente concreta e realista, che è aumento. Cioè questo TOG per me, per noi, rappresenta un aumento, ma un aumento di tutto, un aumento di bambini, un aumento di spazio, un aumento di opportunità riabilitative rispetto alla riabilitazione classica, tradizionale, e un enorme aumento di possibilità riabilitative rispetto a tutto il mondo della tecnologia. L'altra grande novità è la piscina, ma la piscina anche lei al suo interno avrà una parte di novità tecnologiche che si parleranno poi con tutti gli altri settori. Insomma, un aumento di opportunità non solo di cura, ma anche tantissimo di esperienze di vita e di buona vita. Questo rappresenta per me il nuovo TOG. E poi TOG è bello, è molto bello. Spazioso, bello e luminoso. Perché davvero la bellezza è analgesica, cioè permette di attutire le durezze della vita. Questo è quello che per me rappresenta il nuovo TOG. Io vi cedo volentieri la parola per un'illustrazione un po' a 360 gradi della vostra attività, però lo stimolo che mi viene è un po' questo. Qui si è parlato di aumento e la vivo più come un'amplificazione, diciamo, di benessere. E lo stimolo che mi viene da dare da operatore, diciamo, dei servizi sociali, dei servizi sanitari, come si sarà capito, sono un conduttore così solo improvvisato, ma il mio lavoro è nei servizi sociali e nei servizi sociosanitari. Questa è un'esperienza davvero significativa e dire poco, e mi viene da chiedere, al termine della vostra illustrazione, se esiste la possibilità che questa cosa possa diventare anche un virus, possa diventare virale e possa in qualche modo essere trasmessa anche ad altre città. Grazie. Rispondiamo dopo. Dopo. Buongiorno a tutti, io sono Antonia,
c'è Lorenza che è la musicoterapeuta di TOG, Lorena la psicomotricista e poi abbiamo Cristina che avete visto nel video che è il capo dei nostri terapisti. Intanto ringrazio Elena Lucchini, l'assessore Lucchini, perché ci ha invitato, perché è venuta all'inaugurazione di questo centro TOG. Perché? Perché noi rispetto a quello che è stato presentato precedentemente siamo un po' fuori dal coro, noi siamo dei clinici, medici, terapisti, logopedisti, psicomotricisti che curano bambini con gravi problematiche neurologiche. Li avete visti? Sono bambini che alla nascita hanno, o perché la loro malattia è una malattia di tipo genetico, hanno dei gravi deficit rispetto al sistema nervoso centrale, quindi rispetto al cervello. Questo cosa crea? Crea delle grandi difficoltà in tutti gli aspetti delle capacità umane, quindi nelle capacità di movimento, nelle capacità di comunicazione, nelle capacità di comprensione e anche in alcuni elementi di comportamento. L'unica cura per questi bambini è la riabilitazione, cioè prenderli molto piccoli, curarli e cercare di fare quello che in un altro ambiente ha detto prima Davide, si chiama il Davide, cioè lui ha detto massimo sforzo per, io dico massimo sforzo della medicina, della terapia, della riabilitazione, non per il minimo risultato, ma per il massimo risultato che è il potenziale di questi bambini. Cioè tutti i nostri bambini, tutti gli esseri umani, noi abbiamo un cervello che ha delle zone che vanno potenziate. Questo vale per i normali e per chi ha invece ha una lesione. Allora anche il cervello dei nostri bambini ha delle grandi potenzialità, anche se sono molto gravi, se sono molto complessi e molto compromessi. La riabilitazione va lì e con delle tecniche di tutti i tipi, che sono tecniche motorie, tecniche classiche di logopedia, tecniche di psicomotricità e tecniche innovative, ed è questo che noi presenteremo. Il compito dei riabilitatori, il compito dei medici, il compito dei terapisti è cercare di tirare fuori, proprio tirare fuori dal cervello che è stato colpito di un bambino tutte le sue potenzialità. E vi assicuro che le potenzialità sono enormi. Non lo dico per pensare che la cosa è semplice, facile o che ci sia una guarigione, cioè che si torni a una normalizzazione, questo no. Però le potenzialità che hanno espresso i nostri bambini rispetto alla vita, alle capacità e alle azioni della vita, a volte è stata incredibile e totalmente inaspettata. Complimenti, brava. E bravi. Ecco, da educatore ignorante, nel senso appunto non così addentro alle pratiche, alla disciplina, alla clinica della riabilitazione, una delle cose che mi ha sempre colpito era il richiamo all'intensività, cioè precocità, intensività e intensità, nel senso che non possono mancare e lo dobbiamo dire, tra gli elementi critici che caratterizzano oggi la presa in carico soprattutto dei bambini, c'è proprio il deficit, non del bambino, ma del processo. E quindi da questo punto di vista, anche qui, prima di parlare di come sarebbe bello, mi piacerebbe, come dire, un affondo anche un po' su questo aspetto, insomma, su quello che stiamo un pochino perdendo e che potremmo invece... Sì, il problema della riabilitazione con questi bambini è sicuramente un problema di intensità riabilitativa, cioè di dare a loro tutte le cose di cui hanno bisogno, non una logopedia alla settimana, una fisioterapia alla settimana. Per questo le risorse sono pochissime. TOG è nato per questo, fra l'altro sottolineo che tutti i bambini nostri sono curati gratuitamente, cioè come se noi fossimo una cosa pubblica, in realtà ci sosteniamo esclusivamente con la ricerca fondi che ha mille rivoli e che è quindi una cosa tra virgolette privata e anche questo non è una cosa bella. Il problema è che se non si curano in maniera intensiva e qualitativamente estremamente alta, il risultato poi non è adeguato. Allora non è colpa della riabilitazione, non è colpa del bambino, è colpa di come si fanno queste cose. Questo è proprio il tema e con quanta anche larghezza di pensiero si fanno queste cose e con questo mi collego
al tema specifico dell'innovazione, che è il tema per cui credo io sono stata invitata qui con il nostro staff, perché a TOG non solo si rieduca e si riabilita con tecniche classiche di riabilitazione, che sono appunto la fisioterapia, la logopedia, la psicomotricità, ma si cerca di riabilitare anche con tecniche tecnologicamente estremamente innovative, per esempio quelle delle stanze immersive o della realtà virtuale. Ed è questo che noi presentiamo qua. E poi darò la parola a Lorenza e a Lorena, che sono le esperte di questa cosa. Perché sono inclusive queste cose? Sono inclusive perché intanto dominano il nostro mondo, cioè noi siamo pervasi dalla tecnologia e dall'innovazione, e anche nella disabilità questa cosa deve essere pervasiva, perché se è pervasiva permette un grande miglioramento della qualità della vita, che è il nostro obiettivo, migliorare la qualità della vita di questi bambini attraverso lo sviluppo delle loro potenzialità. Ed è propedeutico alla possibilità che aumentino anche le possibilità poi di inclusione sociale, certo, di cui la qualità della vita, certo, appunto è uno degli aspetti centrali e salienti. Sul fronte riabilitativo la fatica è da prima linea tutti i giorni, insomma. Sì. Tante ore. È una sfida continua sia per i nostri bambini che per noi. Nel video in particolare che presentiamo, che appunto riguarda la dimensione della tecnologia, della realtà virtuale, la realtà in questo caso è proprio la realtà immersiva, intanto come ha sottolineato adesso Antonia è una realtà che oramai fa parte della nostra quotidianità, fa parte della nostra vita quotidiana e gli stessi, per cui è già una realtà inclusiva di per sé stessa, insomma, e i bambini hanno la possibilità di sperimentare questa realtà e di essere come in un certo senso preparati poi magari a sperimentarla in altri luoghi, in altre situazioni, per cui familiarizzano con questo tipo di dimensione, che è vero che è quotidiana, però nello stesso tempo è anche vero che per ora è in posti destinati a questo. Un altro aspetto importante che possiamo aggiungere, e poi do la parola a Lorena, è che i nostri bambini ovviamente, come possiamo pensare, hanno dei coinvolgimenti di disabilità in tante dimensioni, dimensione motoria, quella del linguaggio, cioè che riguardano un po' tutta l'area della persona. Allora, e spesso hanno anche un vissuto del loro corpo molto faticoso, un corpo che comunque implica non solo un percorso riabilitativo importante, necessario, fondamentale, ma a volte appunto pesante e faticoso, ma anche poca gratificazione, una poca restituzione rispetto al loro agire nel mondo. La realtà immersiva invece aiuta questi bambini, in questo caso nel video in particolare, dove c'è questo avatar che restituisce il movimento che i bambini fanno davanti a questo avatar, l'aspetto della corporeità, che questi bambini vivono in un modo molto frammentario, spesso è un po' come se ci fossero delle parti che non si mettono mai armonicamente insieme, invece dà una restituzione poetica del loro modo di muoversi, del loro modo di spostarsi nello spazio. E questo aiuta sicuramente a includere le parti del corpo, a creare una personalità più armonica e più integrata, se appunto vogliamo rifarci al concetto di inclusione. E in qualche modo anche questo tipo di percorso può aiutare a integrare meglio le parti del sé. Non so se vuoi aggiungere qualcosa. È già stato detto tutto, la stanza immersiva si chiama Ulisse, è stata chiamata così proprio per dare un senso di esplorazione e di viaggio e di narrazione, e quindi noi volevamo fare qualcosa di diverso che non fosse l'immersiva nella riabilitazione come la si incontra sempre, un po' come un rinforzo, una distrazione, ma come una possibilità evocativa e di percorso di sogno, ecco, all'interno, con un senso anche poetico che un po' sta all'interno di questa giornata dove abbiamo visto dei grandissimi artisti, e quindi restituire anche poesia a un gesto che fa fatica a venire fuori, emergere, poi non direi altro, insomma, perché... Grazie, due parole di chiusura rispetto alla sfida, quella, come dire, più ardita, ecco, chissà,
magari il prossimo anno o tra qualche anno magari potremmo raccontare di come TOG sta germogliando. Sarebbe veramente una bella sfida. Non è semplice, perché TOG è stata un'alchimia, un gruppo di clinici espertissimi in questo campo si è messo insieme, ha avuto una grande sponsorizzazione non pubblica ma privata e ha creato un centro di eccellenza, e quindi tutte questi elementi devono esserci insieme, perché e non è semplice, ripeto. Certo, non è la prima volta che mi chiedono se sarebbe possibile replicare questo modello, perché dal punto di vista proprio dell'offerta e della complessità dell'offerta e della qualità dell'offerta è un po' un unicum. Vediamo, mi rivolgo anche a Elena, alla regione. Tra le tante sfide, allo Stato, c'è anche quello di contaminare un po' il sistema. Alessandra Locatelli, grande amica, che è venuta anche lei all'inaugurazione di Quindi, TOG, e può darci. Ci sono le premesse. Non chiudiamo niente, nessuna Forza. Possibilità. Grazie mille grazie, a tutti grazie voi, TOG, grazie a tutti. Ancora.